Anche questa settimana ritorna l'appuntamento con i libri, tra le righe incontro con l'autore. Anche questa settimana vi presentiamo un lavoro che ha come argomento un tema molto interessante. Edito dalle Paoline, il libro si intitola Il pettegolezzo tra malizie e superficialità, a firma di Don Leo Luca Pasqua, che è scrittore perché ha scritto numerosi libri, ma soprattutto padre spirituale del seminario arcivescovile. Ci colleghiamo direttamente con Palermo e do il benvenuto a Don Leo Luca. Ben trovato, grazie. Salve, salve a voi, grazie. Allora, Don Leo Luca, una domanda così anche un po' per rompere il ghiaccio. Questo libro nasce da una constatazione, quale? Il libro nasce dalla constatazione che c'è un fenomeno del pettegolezzo molto, molto diffuso, un fenomeno che ci coinvolge un po' tutti, e un po' tutti facciamo parte di una tradizione pettegola dove rivestiamo ruoli ben precisi, e quindi il libro nasce proprio con l'intento di aiutare la gente, i fratelli, a prendere coscienza di qualcosa che fa veramente male, che può uccidere, come dice Papa Francesco, anche la dignità e il buon nome di una persona. Ecco, quello che mi ha colpito di questo libro, Don Leo Luca, è che il tuo lavoro che ha come obiettivo proprio quello di conoscere il fenomeno del pettegolezzo e anche imparare ad arginare il suo potere distruttivo, perché appunto, come dicevi tu stesso, riprendendo anche le parole di Papa Francesco, un pettegolezzo può davvero uccidere anche le persone da un punto di vista proprio umano. E allora partiamo dallo spiegare al nostro pubblico che cos'è, che cosa si intende per pettegolezzo anche da un punto di vista spirituale. E allora sì, il pettegolezzo è prima di tutto l'uso malevolo e direi distorto di una parola. Il libro vuole principalmente aiutare a capire che cosa significa parlare bene. È una riflessione anche sul grande dono della parola che abbiamo tutti ricevuto. Una parola sappiamo che deve creare armonia, deve creare comunione, comunicazione, bellezza, deve creare anche benessere nelle relazioni. Ogni volta che la parola invece viene impugnata per creare del male, per creare appunto malessere, divisione e non comunione, sicuramente possiamo già parlare di un pettegolezzo. Quindi è un uso distorto della parola, una parola detta male, una parola possibilmente che nasce anche da un cuore malato. Ecco, anche alla luce della tua esperienza, perché sicuramente per scrivere un libro su questo argomento hai fatto tu e anche, immagino, le confessioni dei fedeli, no? Delle persone che ti incontrano, sei padre spirituale del seminario arcivescovile, quindi comunque hai senza dubbio, sai bene quello che succede nel mondo, ecco, non sei isolato su una montagna, non fai l'eremita, Don Leo Luca. Quindi, anche alla luce della tua esperienza, che cosa spinge l'essere umano a spettegolare, a fare gossip, il cosiddetto gossip, ecco? Credo che le cause siano tante, come dicevi appunto tu, anche l'esperienza di accompagnamento spirituale, nonché le confessioni, mi permettono quotidianamente un po' di addentrarmi nelle contraddizioni di ogni uomo. Per cui credo che prima di tutto ci sia dietro un pettegolezzo un cuore ferito, un cuore malato che ha bisogno sicuramente di trovare la pace. Per cui se da un lato, come abbiamo già sottolineato, una delle cause può essere l'abitudine, per cui non facciamo più neanche caso al fatto che pettegoliamo, andando un po' più a fondo possiamo dire, possiamo trovare ad esempio l'invidia, che è la causa del pettegolezzo, l'invidia per qualcuno, per quello che è, per quello che ha, o anche la ricerca del consenso, o si può anche pettegolare a causa del rancore. E questa, per esempio, è una delle dimensioni molto presenti nella vita di tanti fratelli. Per cui quando non si è, per esempio, pervenuti ad un autentico perdono, molto spesso il pettegolezzo diventa proprio la manifestazione verbale di un rancore. E poi si può anche pettegolare sicuramente anche perché tentati dal demonio, che chiaramente si serve anche dell'uso malevolo della parola per dividere. Queste credo le principali cause, poi ce ne sono anche tante altre che magari si potranno leggere nel libro. Esattamente, certo, poi non possiamo
Appunto, abbiamo poco tempo a disposizione, quindi è difficile anche condensare un argomento così importante in poco tempo. Ecco, allora, è possibile, Don Luca, guarire dal pettegolezzo, quindi, come dire, evitare di fare pettegolezzo, quindi, come dire, racchiudersi un po' nel proprio silenzio e poi anche come è possibile arginare la forza distruttiva del chiacchiericcio, chiamiamolo anche così. Io penso, sì, assolutamente si può guarire dal pettegolezzo, quantomeno si può tentare di arginare la sua forza distruttiva. Qualcuno ritiene che non si può guarire dal pettegolezzo. Ogni tanto quando presento i libri e alla fine faccio delle domande, qualcuno mi dice: mi sembra un po' utopico il tuo libro, e invece io credo che almeno noi credenti dobbiamo essere anche un po' più speranzosi, voglio usare proprio questo termine, nel senso che secondo me si può veramente con un po' di impegno cercare, ecco, di modificare il linguaggio, di evitare che sia un linguaggio che faccia del male all'altro. Sicuramente ci vuole, ecco, tanta prudenza nel parlare. Penso che una parola pettegola possa guarire nel momento in cui noi, quando parliamo, facciamo scaturire prima di tutto la parola anche dal silenzio, come diceva appunto anche Romano Guardini, grande teologo, nel senso che se le nostre parole fossero più pensate, più pesate, possibilmente farebbero meno male agli altri. Per cui credo che sicuramente questo è un primo aspetto, e poi anche impegnarsi a depotenziare il pettegolezzo, cioè nel senso a fargli perdere forza, quindi non rilanciando, ad esempio, un pettegolezzo che sentiamo, e cercando di capire se la parola che ci hanno detto verso qualcuno può essere semplicemente carica di invidia, può essere anche qualcosa di totalmente inventato, e quindi anche adottare il silenzio per non diventare complici, mentre in qualche caso penso che un modo per arginare anche la potenza distruttiva del pettegolezzo sia proprio la correzione fraterna. Proprio a questo dedico anche una parte del libro, perché assolutamente c'è bisogno di correggersi a vicenda, perché credo sia un grande atto di carità poter aiutare un fratello a ritornare verso la via del bene, e nel nostro caso appunto a pettegolare sempre meno. C'è proprio, grazie per questi consigli. Infatti, c'è proprio un capitolo che tu dedichi ai rimedi al pettegolezzo. Come spieghi, questo capitolo vuole rispondere alla domanda che ci siamo posti all'inizio del nostro itinerario sulla possibilità di guarire dal pettegolezzo. Parli del silenzio, quindi di fare silenzio, dell'essere pazienti. In questa lotta contro il pettegolezzo, leggiamo nel libro di Don Leo Luca: la prima arma da sfoderare è la pazienza, ce ne vuole veramente tanta. Infatti un vecchio proverbio dice che la pazienza è la virtù dei forti. E poi è importante sdrammatizzare anche, quindi come dicevi tu prima, cercare proprio di smorzare, di interrompere questi circoli non virtuosi, ma che di virtuoso non hanno proprio niente. Quindi il pettegolezzo si diffonde perché esiste una catena, come dire, umana, no? Che fa in modo che questo si diffonda, quindi interrompere anche questo. Quindi grazie anche per queste dritte che ci hai voluto regalare, queste strategie virtuose. Se ce n'è qualcun'altra, abbiamo ancora un paio di minuti, 1 minuto e mezzo, Don Leo Luca, se vuoi aggiungere qualcosa a Sì. quello che hai detto. Volevo aggiungere che il pettegolezzo va avanti perché c'è sempre un pettegolo di turno che sicuramente lo vuole portare avanti. Un'altra cosa che volevo dire è importante, perché proprio alla conclusione del libro, e io ci credo molto, un'altra strategia virtuosa è quella di imparare a benedire coloro che magari dicono male di noi. E questo penso che sia anche un po' l'insegnamento che ci viene dal Vangelo, no? Dalla parola di Dio, benedire sempre anche coloro appunto che ci trattano male. Questo è un modo sicuramente anche per, come dire, per vivere sereni, anche per sentirsi in coscienza in pace. Tu continui ad amare il fratello nonostante ti faccia del male, e lo consegni al Signore attraverso una preghiera di intercessione. Per cui credo che sia veramente importante allenarsi a questa benedizione, cioè a dire bene dell'altro, così come Dio dice sempre bene di ciascuno.
E poi potete anche andare a leggere un'antologia di brani scelti di Agostino d'Ippona, di Teresa d'Avila, di Filippo Neri, di Francesco di Sales. Quindi potete appunto leggere questi stralci di brani di grandi santi, di grandi personaggi che hanno fatto grande a loro volta la Chiesa. Allora, vi ricordo il titolo del libro di Don Leo Luca Pasqua, Il pettegolezzo tra malizia e superficialità, edito dalle Paoline, la prefazione di Jacques Philippe, ecco, e poi anche una bella immagine che è stata scelta per la copertina del tuo libro, Don Leo Luca. Bene, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, per averci presentato il tuo ultimo lavoro, il tuo ultimo libro. Speriamo di averti nuovamente nostro ospite. Perché no? O per libri futuri, ma anche per fare un salto indietro nel tempo e presentare qualcosa che hai già scritto, perché sono titoli di argomenti che, come dire, non tramontano mai, ecco, rimangono sempre attuali. Grazie, grazie a voi dell'invito, grazie. A presto, grazie a Don Luca Pasqua, ospite di Tra le righe di questa settimana. Alla prossima occasione.